Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme questa presina a forma di pizza capricciosa. Questo video è in collaborazione con Tatiana, una ragazza che ha un canale qui su YouTube che si chiama Tati's Think. Qui vi lascio il link al suo canale. Tatiana è una ragazza molto creativa. Nel suo canale trovate DIY di ogni genere, delle ricette di cucina e perché no, anche delle cover fatte con suo fratello molto molto interessanti. Mi raccomando, passate nel suo canale e andate a vedere che cosa ha preparato per questa collaborazione. Il tema di questa collaborazione era quello di preparare una presina a forma di una pietanza. Io ho scelto la pizza perché credo che sia il cibo che più mi rappresenta. Uno, perché l'adoro. Due, perché è napoletana come me. Ma adesso mettiamoci al lavoro. Iniziamo la lavorazione con un cerchio magico. E lavoriamo sei punti bassi. Tiriamo il filo, lavoriamo il secondo giro facendo un aumento per ogni punto, quindi due punti bassi per ogni punto sottostante, fino ad arrivare ad un totale di 12 punti bassi alla fine del giro. Il primo punto del secondo giro vado a segnarlo con un marcapunti. Terzo giro lavoriamo un punto basso nel primo punto. Lavoriamo un aumento nel punto successivo, quindi due punti bassi nello stesso punto. Ripeto, un punto basso e un aumento nel punto successivo per altre 5 volte. Alla fine del giro mi ritroverò con 18 punti bassi. Quarto giro lavoro un aumento nel primo punto e due punti bassi singoli nei due punti successivi. Ripeto quindi un aumento e due punti bassi singoli per altre 5 volte. Quinto giro lavoro 3 punti bassi e un aumento nel punto successivo. Continuo quindi con 3 punti bassi e un aumento fino alla fine del giro. Sesto giro lavoro un aumento nel primo punto e 4 punti bassi singoli. Continuo così fino alla fine del giro, quindi con un aumento e 4 punti bassi, fino a raggiungere un totale di 36 punti bassi. Settimo giro lavoriamo 5 punti bassi singoli e un aumento nel punto successivo. Continuo quindi lavorando 5 punti bassi singoli e un aumento fino alla fine del giro, dove mi ritroverò con 42 punti bassi. Ottavo giro lavoriamo un aumento nel primo punto e 6 punti bassi singoli. Continuo così fino alla fine del giro, quindi un aumento e 6 punti bassi, fino ad ottenere 48 punti bassi. Terminato l'ottavo giro, andiamo nel primo punto basso e lavoriamo un punto bassissimo. Tiriamo il filo rosso e tagliamolo. Facciamo adesso un cappietto col filato marroncino sul nostro uncinetto. Agganciamoci adesso nella lavorazione, però non nel punto in cui abbiamo chiuso il filo rosso, ma spostandoci di qualche maglia. Quindi una volta agganciato il filo come se fosse stato un punto bassissimo, andiamo a lavorare nello stesso punto un punto basso. Lavoriamo adesso altri 6 punti bassi, quindi per un totale di 7 punti bassi. E nel punto successivo lavoriamo un aumento. Concludo il giro lavorando 7 punti bassi e un aumento per altre 5 volte, ritrovandomi quindi alla fine del giro con 54 punti bassi. Decimo giro lavoriamo nel primo punto basso un aumento e 8 punti bassi. Continuo quindi tutto il giro con un aumento e 8 punti bassi fino a ritrovarmi in 60 punti bassi. Terminato il giro andiamo nel primo punto basso e lavoriamo un punto bassissimo. Tiriamo il filo, tagliamolo
Questa è la base della nostra pizza. Andiamo adesso a lavorare tutti gli ingredienti per la farcitura. Ho dimenticato di fare il cappietto, quindi prendiamo di nuovo il filato marroncino, sempre a doppio filo sull'uncinetto numero 5, e andiamo ad agganciarci in un punto. Agganciamo con un punto bassissimo e da qui andiamo a lavorare 15 catenelle. Ottenute le 15 catenelle, andiamo ad agganciarci con un punto bassissimo nel punto successivo. Tiriamo il filo e tagliamolo. E adesso andiamo a nascondere i fili di lavorazione. Per lavorare il funghetto, facciamo un cappietto col marrone scuro sull'uncinetto numero 3. Adesso praticamente lavoriamo a filo unico e andiamo a lavorare una catenella di 6 maglie. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, andiamo a lavorare un punto basso per ogni catenella sottostante, fino ad avere un totale di 5 punti bassi. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e nei primi due punti andiamo a lavorare una diminuzione. Quindi punto nel primo punto, tiro il filo, punto anche nel secondo punto e tiro il filo, ho 3 fili sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto insieme. Lavoro un punto basso semplice e nei due punti successivi lavoro una diminuzione. Catenella, volto il lavoro e diminuisco tutti i 3 punti presenti su questa riga. Catenella e posso tirare e tagliare il filo. Adesso prendiamo la parte appena lavorata e ruotiamola, tenendo il nodino iniziale sulla nostra destra. Prepariamo il cappietto sul nostro uncinetto col filato marrone chiaro e andiamo ad inserire l'uncinetto nella seconda catenella. Quindi saltiamo la prima, andiamo nella seconda e agganciamo il filo con un punto bassissimo. Nello stesso punto lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo nella catenella successiva e lavoriamo un punto basso. E andiamo ancora nella catenella successiva e lavoriamo un terzo punto basso. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo 3 punti bassi. Adesso possiamo anche tirare e tagliare il filo. Andiamo a nascondere tutti i fili di lavorazione e prepariamo circa 3 funghetti. Per le olive lavoriamo un cerchio magico col filato nero e andiamo a lavorare 6 punti bassi. Tiriamo il filo e andiamo ad agganciarci con un punto bassissimo nel primo punto basso. Tiriamo, tagliamo il filo e andiamo a nascondere i fili di lavorazione. Credo che circa 4 olive dovrebbero bastare. Per il basilico lavoriamo col filato verde 7 catenelle. Nella seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso. Nella catenella successiva lavoriamo invece un mezzo punto alto. Nelle 3 catenelle successive lavoriamo in ognuna di essa un punto alto. Nell'ultima catenella andiamo a lavorare 2 punti alti. Da qui lavoriamo 2 catenelle e chiudiamo un picot con un punto bassissimo nella prima catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo sempre nell'ultima catenella e lavoriamo altri 2 punti alti. Adesso andiamo a lavorare nelle costine libere delle catenelle, quindi andiamo nella catenella successiva e lavoriamo un punto alto. Andiamo ancora nella costina successiva e lavoriamo un secondo punto alto.
Andiamo nella costina successiva e lavoriamo un terzo punto alto. Nella costina successiva lavoriamo invece un mezzo punto alto. E nella prima catenella andiamo a lavorare un punto basso. Agganciamoci ora nel primo punto basso lavorato e lavoriamo un punto bassissimo. Lavoriamo 2 catenelle, tiriamo e tagliamo il filo. Andiamo ovviamente a nascondere i fili di lavorazione e anche la nostra seconda fogliolina di basilico è pronta. Per i pezzetti di mozzarella andiamo a prendere il filato bianco e lavoriamo un cerchio magico con 6 punti bassi iniziali. Tiriamo il filo e andiamo a lavorare il secondo giro facendo un aumento per ogni punto sottostante. Quindi alla fine del giro ci ritroveremo con 12 punti bassi. Adesso per dare questa forma diciamo un po' ondulata della mozzarella sciolta andiamo a lavorare un terzo giro con punti un po' casuali. Iniziamo ad esempio a lavorare nel primo punto basso 2 mezzi punti alti, entrambi nello stesso punto. Per comodità io vado a segnarmi sempre il primo punto del giro lavorato. Nel punto basso successivo vado a lavorare 2 punti alti, entrambi nello stesso punto. Nel punto successivo lavoro un punto basso. Mi sposto nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso nel punto successivo lavoro 2 punti alti, entrambi nello stesso punto. Lavoro un punto basso, un punto basso nel punto successivo. E nel prossimo punto lavoro 2 punti alti, entrambi nello stesso punto basso. Nel punto successivo lavoro ancora 2 punti alti, entrambi nello stesso punto. E nel punto successivo vado a lavorare ancora 2 punti alti, entrambi nello stesso punto. Lavoro adesso un punto basso e un punto basso nell'ultimo punto. Chiudo questo giro con un punto bassissimo nel primo punto lavorato. Tiro il filo e taglio. Ed ecco qui il nostro pezzo di mozzarella, ovviamente un po' deformato per richiamare appunto la mozzarella sciolta sulla pizza. Vado adesso a nascondere i fili. Finalmente tutti i pezzi sono pronti, adesso non ci resta che assemblare la nostra pizza. Io attaccherò tutti i pezzi con la colla a caldo, ma voi ovviamente potete decidere di cucirli. Ed ecco la nostra pizza capricciosa pronta. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia utile. Mi raccomando, se provate a rifarla, mandatemi una foto sulla mia pagina Facebook. Nell'info box trovate tutti i link utili. Prima di salutarvi voglio ringraziare Tatiana per questa collaborazione, mi raccomando andate a vedere anche il suo video e iscrivetevi al suo canale. Se invece è la prima volta che vi trovate sul mio canale, non dimenticatevi di iscrivervi. Io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!